Miller si è offerto alla Roma, stando a quando dicono i giornali. Lui e la moglie si sono offerti. Lui e la moglie? E la moglie, sì. Ma per vivere a Roma o per giocare a Roma? Ma io penso per vivere. Lei non interessa un altro brasiliano, un'altra esperienza brasiliana? Cioè Miller le interessa? È molto bravo, molto bravo. Stavamo per prendere lui, poi abbiamo preso Renato. C'è chi indovina e chi sbaglia, no? Però si può rimediare, date Renato al Torino e prendete Miller. Io penso. Soltanto una cosa su Miller. Pare che voglia andare a Roma. Viola prima della partita ha detto che è interessato a Miller. Miller è un giocatore cedibile? Faremo l'impossibile perché rimanga, perché è preziosissimo per la squadra. Antonio Correa da Costa, 22 anni, detto Miller, ha fatto la differenza. A Natale era scappato in Brasile e non voleva più tornare in Italia. Stava per separarsi dalla moglie Jussara e dalla maglia granata. Ritrovata moglie e maglia, oggi ha dato una festa, e che festa! Torino batte Roma 3-1, firmato Miller, per la gioia dei tifosi e del presidente Borsano. È vero che vuoi andare a Roma? Questo non penso ancora, penso solo di giocare per Toro e cercare di salvare il Toro della zona di retrocessione. Però il presidente del Torino ha detto che vuol tenerti qui a Torino. Con una grande squadra ci stai qui a Torino? No, lui fare cosa lui vuole, perché il cartellino mio è di Torino e se lui vuole mi vendere non c'è problema. Allora se lui vuole tenermi qua io rimango qua ancora 2 anni. È stata una sana e bella partita con qualche fallo di troppo. Non traghe in inganno il risultato. La Roma, priva di Manfredonia squalificato e di Massaro infortunato, ha giocato bene, soprattutto a centrocampo, con Di Mauro e Giannini a farla da padroni. È mancata in attacco la Roma, dove Renato è stato bloccato dal Brambati, che Sala chiedeva dopo tanto tempo, e dove Föller, gol a parte, non ha avuto vita facile contro Ezio Rossi. Il Toro, stanco di vivere in fondo alla classifica, prima ancora dei 2 punti ha ritrovato uomini come Cravero e conferme come quella di Fuser. Oltre ad una maggiore concentrazione difensiva e, bisogna pur dirlo, una dignità finalmente adeguata alla gloriosa maglia che indossa. Bella sempre la partita, bellissimi 4 gol, valgono ad avere il prezzo del biglietto. Primo tempo, attaccato da Scoro, Policano perde palla che dallo slavo va a Miller. Di tacco il brasiliano evita Collovati e trafigge Peruzzi con un formidabile destro, 1-0. Ripresa. Degna risposta di Föller, evita Ezio Rossi, passa in mezzo a Edu e Comi, poi presenta il suo destro, 1-1. Il Torino torna in vantaggio, Collovati respinge di testa un calcio di punizione, sulla palla si avventa Fuser che nel festival del piede destro fa sentire il suo acuto, 2-1. Lancio di Comi da centrocampo, i giallorossi si fermano a reclamare il fuorigioco, Miller è solo e ancora di destro beffa così Peruzzi, 3-1. Claudio, qualche quotidiano questa mattina aveva parlato della possibilità della fine di questa tua avventura nel Torino in caso di sconfitta. Tu hai mai avuto realmente paura, anche durante la partita, visto come si è sviluppato il gioco, come si è sviluppato il risultato? No, non ho mai avuto paura, anche perché io ho contatti quotidiani con la presidenza e quindi esprime poi quello che può essere un pensiero. È chiaro che poi ci sono così delle interpretazioni giornalistiche che vanno al di là di queste cose. Sicuramente non fa piacere tutte le volte vedere che diventa poi una partita determinante per un allenatore. Devo dire che però questo è un pochino il nostro mestiere. Io vedo che anche altri allenatori prima di me hanno avuto di questi problemi. In effetti in Italia il risultato è condizionante. Stranamente abbiamo giocato abbastanza bene anche in difesa, soltanto che abbiamo preso 3 gol molto belli e fa pensare, cioè, bisogna anche dire quando c'è delle individualità bravi come Miller, si possono anche prendere questi 2 gol che ha fatto lui.